Allora, mister, forse la più bella vittoria, la più bella prestazione di questo inizio di stagione, anche a livello qualitativo ci sono state alcune giocate davvero fatte bene, ma cosa ha impressionato è stato davvero il carattere e la voglia dei ragazzi fino alla fine, interventi duri, contrasti, volevano a tutti i costi questa vittoria ed è arrivata. Sì, ci siamo confrontati prima della partita nello spogliatoio, tante voci abbiamo sentito in questo ultimo periodo, io ho richiamato i ragazzi alla massima attenzione e concentrazione per la partita di oggi, che sapevo che era una partita difficile contro un'ottima squadra e ho chiesto anche un po' di rabbia, quella che c'ho dentro io, un po' di rabbia. E i ragazzi l'hanno tirata fuori. E rabbia, vi spiego il perché. Perché noi abbiamo dentro di noi la convinzione di Devo chiedere se si presume. voler fare delle cose e anche la considerazione che poi queste cose ci resta difficile farle. A noi basterebbe veramente poco a livello di allenamenti, a livello di squadra per poter competere per questo campionato. Se noi, io non so quanto tempo riusciremo ogni partita a tirar fuori qualcosa di nuovo per vincerle, perché stiamo veramente a voglia di raschiare il barile non ha più fondo da un po'. Eppure anche oggi con giocatori che erano veramente a pezzi, perché dopo mezz'ora avevamo Ricky che aveva male, Pondaco aveva male, Careda aveva male, eppure li avete visti come hanno giocato, come si sono impegnati e sono oltremodo contento per chi è entrato e vorrei spendere una parola per il nostro portiere che non era facile, non era facile giocare oggi e ha fatto una eccellente partita. La pressione c'era, è stato bravo, ha fatto il suo, anche qualcosa di più e sono molto molto contento per me. Tante difficoltà, come hai elencato poco fa, stanno però rendendo la squadra estremamente coesa. Potete fare un'impresa eroica, sportivamente parlando. È forse la stagione più stimolante della tua carriera? Oddio. Ne ho avute tante, ti devo dire la verità, ce ne sono state alcune con qualcuno di questi ragazzi che ho anche quest'anno che sono state veramente straordinarie. Indubbiamente io sapevo all'inizio, quando ho accettato ben volentieri questa avventura, che ci sarebbero state delle difficoltà. Forse le difficoltà sono state un po' superiori a quello che pensavo. Però per ora andiamo avanti e stringiamo i denti. Cosa ne pensate delle ultime novità che sono uscite da parte della proprietà romana, dallo stadio ad Altare, a varie situazioni che lasciano un po' perplessi sul tipo di gestione che viene fatta in quest'ultimo periodo? Che rapporto avete con la società in questo momento? E se la sentite vicina e che pensiero avete di queste esternazioni che spesso vengono fatte sui giornali e non so se avete poi dei contatti diretti con loro? Noi per carità, io e Umberto abbiamo contatti giornalieri con la proprietà. La verità è questa, io non sto a parlare di quelli che sono gli investimenti degli imprenditori. Se gli imprenditori si rendono conto che non possono utilizzare per i loro scopi il Bacigalupo, è giusto che vadano a cercare un posto dove poter creare una struttura che ospiti quegli eventi che per loro sono il reale business. C'è poco da dire. Per quanto riguarda la squadra, io posso anche non essere d'accordo con alcune decisioni della proprietà. E abbiamo sempre uno scambio franco e continuo. Ma la verità è una. Chi si è fatto avanti sino adesso? Il Presidente ha parlato chiaro circa un mese fa, ha detto io aspetto tutto il mese di ottobre che qualcuno si faccia avanti. Qualcuno si è fatto avanti? Per adesso no. E allora è grazie solo alla proprietà romana che noi riusciamo a scendere la domenica in campo. Questa è la verità. Manca ancora una settimana alla fine di ottobre, vediamo cosa succede. Per quanto riguarda invece i giocatori, si è parlato tanto nei mesi passati di giocatori che dovevano arrivare dall'estero, in realtà la squadra l'hai costruita tu,
insieme a Maddalena. Quindi da questo punto di vista è tutto chiarito con la proprietà o c'è forse qualche sassolino da togliersi? No, non sassolino. Io ho chiesto assolutamente che arrivassero ancora almeno due giocatori. Loro ci hanno garantito che stanno ultimando le pratiche per questi due ragazzi. Indubbiamente, io ho visto solo dei video, dai video sembrano veramente molto bravi. Io vorrei che fossero già qua. Per adesso io non li ho ancora visti, spero di vederli il più presto possibile. Un'ultima considerazione: in settimana si è parlato anche delle difficoltà dei giocatori genovesi ad allenarsi in settimana. Come sta evolvendo la situazione? Noi cerchiamo di organizzarci nel modo più logico possibile. Certo, chiedere a dei ragazzi di Genova di venire ad allenarsi un'ora alla sera, al venerdì, allo Scaletti, dalle 8 alle 9, guardate che ha veramente poco senso. E adesso ditemi, dopo una partita di questo genere, noi domani sera cosa facciamo? Ci guardiamo nella faccia e ci contiamo per vedere quanti sono in grado di giocare mercoledì. È una gara di sopravvivenza questo campionato. E purtroppo sì, obiettivamente, però i risultati ci dimostrano che si può veramente giocarsela con tutti. Noi abbiamo delle grandi qualità, sia chiaro, perché i nostri due gol non sono due gol casuali, sono due gol fatti da due giocatori veri. La verità è che noi siamo al 20, al 30% di quello che potevamo fare. Grazie, mister.